Sì, ci siamo. Ok, ciao a tutti. Questo è un mini video dedicato all'estate, ai rimedi legati a oli essenziali, oli vegetali che ci possono aiutare appunto per evitare più che colpi di calore, così problematiche poi legate alla pelle, tipo scottature, eritemi o proprio sofferenze legate appunto a tutto quello che è l'eccessivo calore preso durante la giornata. Allora, un piccolo disclaimer è che ovviamente gli oli essenziali di solito si consiglia di non utilizzarli sotto l'esposizione solare, non tutti macchiano ma tanti sì, per cui sarebbe meglio evitare, per cui tutti i consigli che darò in questo video l'ideale è farli appunto la sera, o comunque si dice sempre 12 ore prima dell'esposizione solare, quindi il senso è non mettetevi delle creme con all'interno degli oli essenziali se poi andate ad esporvi al sole, anche perché non ha senso, perché in generale questi oli essenziali poi servono più proprio per aiutare i processi di riparazione serali, notturni, quindi sono cose che poi si possono applicare la sera. Partiamo dagli oli vegetali base che possono andare bene. Va benissimo qualsiasi crema avete a casa con la quale vi trovate bene. Se volete usare gli oli vegetali, diciamo che tra i più consigliati d'estate sono l'olio di cocco, perché ha un fattore di protezione 4 naturale, è abbastanza fluido, tra l'altro in d'estate sopra i 26 gradi lo trovate in forma fluida, quindi è anche piacevole da applicare e non è molto unto. Oppure il jojoba come olio, che anche lui è un seboregolatore molto simile alla pelle umana, anche lui è un fattore di protezione o 4 o 6, per cui può andare molto bene appunto come olio da applicare come dopo sole. Un altro olio che va benissimo in questo caso, sia puro ma lo potete utilizzare anche diluito, è l'olio di perico. L'olio di perico è un olio principe, la sua festa è il 24 giugno, è un olio principe per tutte quelle che sono le problematiche di pelle ma anche di scottature. Tra l'altro di perico lo potete applicare anche su pelle scoriata. In più, se prendete una botta e poi applicate l'olio di perico subito dopo, è facile che non vi venga neanche il livido, per cui da tenere a casa diciamo che è un passepartout. Un altro olio, diciamo oleolito, perché si trova anche l'olio essenziale, che però ha un costo un pochino più pregiato, quindi o in forma di olio essenziale da diluire o in oleolito, l'elicriso. Anche l'elicriso è una pianta principe, cresce proprio in zone molto secche, aride, estive, calorose, vicino al mare, però per cui per principio di corrispondenza va molto bene contro le scottature. Oli essenziali principi per d'estate da utilizzare, allora, per quanto riguarda la pelle, che poi utilizzate anche poi contro le zanzare, ad esempio la lavanda, vanno bene tutte le lavande, diciamo che la spica è la migliore. Poi lascerò qui sotto in descrizione il video, un video specifico che avevo fatto su tutte le lavande, sulle varie differenze. Diciamo che appunto vanno bene tutte, ma se uno vuole stare proprio all'occhio, la migliore in questo caso per quanto riguarda scottature e problematiche di pelle legate appunto a eccessi di calore è la spica, perché è l'ultima delle lavande che fiorisce in piena stagione calda, per cui anche lei per principio di corrispondenza come l'elicriso va molto bene contro le scottature. Sempre appunto la lavanda con altri oli essenziali che elenchiamo brevemente, eucalipto, citronella, geranio rosa, anche un pochino la menta, possono andare molto bene contro le zanzare, per cui ecco, la lavanda da tenere in casa vi fa un pochino di farmacia, fa parte diciamo della piccola farmacia domestica. Allora, questo qua è il mio fogliettino, diciamo che segno sempre breve con i miei micro appunti da dire. Per quanto riguarda gli oli essenziali principi per la pelle, sono due oli essenziali che non sono molto conosciuti in Italia, perlomeno, magari ultimamente si stanno scoprendo un pochino di più, e sono comunque l'olio essenziale di semi di carota e l'olio essenziale di catafrai. Ambe due sono molto molto idratanti, per cui sempre diluiti in un olio vegetale o in una crema base, come abbiamo detto prima, sia la carota che il catafrai vanno benissimo appunto per rigenerare la pelle, vanno benissimo come anti-age, per cui sono perfette per le persone che passano molte ore sotto un'esposizione solare. Tornare a casa, specialmente sul viso, e applicare appunto un olio vegetale, magari in questo caso una rosa moschetta andrebbe molto bene, o un gel di aloe per chi non tollera molto le cose unte, per cui anche un gel di aloe puro come base va benissimo. Uno o due gocce di olio essenziale di carota o di catafrai, ecco, va molto bene perché evita, diciamo,
passatemi il termine, l'incartapecorimento della pelle, diciamo, quando si prende un pochino troppo sole, un pochino l'effetto, diciamo, della mela quando si disidrata, è uguale. Quindi sia la carota che anche il catafrai vanno molto bene appunto per queste problematiche. La carota come rigenerante anti-age, il catafrai va benissimo anche per le ragazze giovani che tendono ad avere la pelle molto molto secca. Per le persone invece un pochino più avanti con l'età, da abbinare può andare molto bene anche l'olio essenziale d'incenso, che è perfetto appunto come anti-rughe. In questo caso l'incenso va benissimo applicato anche nella zona del décolleté, quindi collo e décolleté, movimenti sempre verso l'esterno. È arrivato in negozio da poco il gua sha e la pietra di giada, poi magari a settembre farò un video dedicato e specifico. Allora, un'altra cosa che volevo dire, sì, ovviamente stiamo parlando tutti di oli essenziali a livello fisico, non a livello di psiche in questo breve video, però se vogliamo comunque sia dare due chicche, sia la carota che il catafrai come oli essenziali a livello fisico sono molto armonizzanti. Va da sé che ad esempio lo è anche la lavanda, quindi per le persone molto agitate, comunque che soffrono molto il caldo, specialmente d'estate, quindi magari personalità pitta o comunque chi ha un eccesso di fuoco all'interno del corpo, possono andare bene come oli essenziali appunto tutti quelli che sono gli oli essenziali dei fiori, quindi la lavanda, il geranio rosa, ma anche la rosa, il nero, il gelsomino, ma anche gli agrumi, quindi la menta, il limone, la lizzea. Diciamo che sono tutti oli essenziali che alleggeriscono e tendono, diciamo, sono oli essenziali abbastanza, nel caso dei fiori, riequilibranti appunto del fuoco. Nel caso degli agrumi della menta sono gli essenziali più vata, quindi vanno un attimino a smuovere, a riplacare in questo caso in modo positivo, diciamo, il fuoco eccessivo. Ultima cosa per quanto riguarda invece problematiche di circolazione alle gambe, allora andrebbe benissimo anche il limone insieme magari a un olio essenziale di arancio amaro in questo caso, per proprio sciogliere i grassi e la ritenzione idrica. Però siamo in piena estate, per cui sono cose che di solito sconsiglio. Sta per finire il video, il cipresso per le vene varicose. Va benissimo per le vene varicose. Ciao a tutti!